Salve a tutti e bentornati. Oggi vi presento tre idee facilissime per una cena fredda estiva. Ecco la prima, prepariamo degli involtini al salmone super semplici, facili e velocissimi. Per questi involtini basteranno semplicemente del salmone marinato, del Philadelphia e io ho utilizzato della valeriana oppure potete utilizzare della rucola. Vado a mettere una fetta di salmone, un cubetto di Philadelphia, della valerianella o del lessongino, insomma, una qualsiasi insalata che preferite, vado semplicemente ad arrotolare. Proseguo così con tutti gli ingredienti che ho a disposizione. Ovviamente vi ricordo che vi lascio la lista completa e la quantità di tutti gli ingredienti qui al di sotto nell'info box sotto al video. Come vedete sono veramente super semplici, potete sostituire la valerianella anche con della semplicissima rucola e adattare questi involtini in base ai vostri gusti. Io li ho disposti in un piatto con un po' di sesamo tostato in superficie e un filino d'olio. Semplicissimo, leggeri, facili da preparare e antiafa per questo caldo atroce che ancora non ci lascia in pace. Finita la prima idea super semplice, passiamo alla seconda proposta. Per questa seconda proposta prepariamo degli involtini a prosciutto. Ci basteranno delle semplici fette di prosciutto su cui andremo a mettere un velo di maionese e se volete potete sostituirlo anche con del semplice formaggio spalmabile. Io vado a mettere al centro un po' di insalata mista che non vado nemmeno a condire perché già la maionese farà di condimento e vado ad arrotolare semplicemente gli involtini per creare appunto un rotolo. Li vado a mettere su una base di insalata mista e un filo d'olio in superficie se volete, io non l'ho utilizzato per avere un qualcosa di ancora più leggero e anche questa seconda idea è pronta e servita. E adesso passiamo alla terza e ultima idea. Ultima idea, salmone a pepe nero, facile, semplicissimo e con pochi ingredienti. Basterà del salmone affumicato, io in questa videoricetta utilizzo quello che trovo da Lidl, lo trovo buonissimo e il prezzo non è diciamo molto alto. Vado a condire semplicemente con dell'olio extravergine d'oliva, abbondante succo di limone e del pepe nero. Prima di servirlo lo lascio macerare in frigorifero per almeno 30 minuti, un'ora e anche la mia terza proposta è bella e servita. E che dirvi, con queste tre idee per una cena fredda è tutta. Spero che questi video vi piacciono. Se vi piacciono, magari fatemelo sapere lasciandomi un commento qui al di sotto del video. Fatemi sapere, insomma, se ne volete altri. Io con queste tre idee vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!